Giovedì 11 maggio giungerà a Chioggia alla loggia dei Bandi verso le 19:15 la staffetta della Run for Hope. Per il completamento della tappa correranno i cavalli marini. L'iniziativa sarà supportata dal club Panathlon. In attesa all'arrivo ci sarà il vice sindaco e assessore allo sport Daniele Teozzo Brasiola e il ricavato delle iscrizioni andrà a finanziare l'IRC, Fondazione per la ricerca contro il cancro. Si tratta di una terza edizione giunta a Chioggia anche lo scorso anno, sempre a cura di Panathlon, che è riuscita a inserire Chioggia nella tappa Venezia Piave Padova con la partecipazione dei cavalli marini. Scopo dell'edizione del 2023 è il promuovere e sostenere la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere, con partenze indicativamente dai capoluoghi di ogni regione italiana. Il 14 maggio, giorno conclusivo della staffetta, l'IRC sarà in tutte le piazze italiane, 3.800 con le sue azalee. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata. C'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica.